due giudici della FIU di Milano che stamattina rappresenta la difesa del Lambretto occupato. Cosa, perché come FIU ha scelto di partecipare a questa difesa e di appoggiare l'occupazione di questo spazio? Ma perché conosco questi ragazzi, conosco il collettivo, abbiamo cooperato altre volte, anche loro sono venuti a darci una mano in altre situazioni di fabbriche occupate dove noi stiamo cercando di resistere per tenere aperte le aziende, per cui ci è sembrata una lotta anche vicina un po' a noi in questo momento, perché ormai è chiaro che è difficile, i diritti non sono mai acquisiti e ogni volta bisogna sempre più lottare per averli. Oltretutto loro stanno facendo un buonissimo lavoro in zona, per cui mi è sembrato giusto essere presente questa mattina per testimoniare una solidarietà nei confronti di questo collettivo. È un po' la situazione che si presenta in molti altri centri sociali e spazi riconquistati a Milano e in tutta Italia. Sì, oltretutto Milano, insomma, con la giunta che abbiamo votato, a me sembra che si debba fare uno sforzo maggiore affinché le azioni di forza nei confronti dei luoghi, diciamo così, riconquistati dai ragazzi, dai giovani, non avvenga più, nel senso che io penso che una città come Milano ha tutte le risorse per poter gestire queste situazioni e portarle a buon fine senza l'intervento della forza pubblica.